Ciao a tutti, benvenuti in questo post partita di Juve-Roma. Juve-Roma che nel primo tempo sembrava di non vedere la Juve. Non me ne vogliono i juventini, ma ragazzi, una Juve che parte roboante, roboante. Veramente una Juve ha sprombattuto. Una Juve che nel primo tempo probabilmente poteva chiudere anche il match sul 3-0. Non sto allargandomi troppo, penso di essere abbastanza onesto. Almeno 2-0. Un grandissimo gol di Vlahovic subito all'inizio su punizione, veramente bello. Una Juve che continua ad attaccare, una Roma che non c'è, una Roma che davvero non è scesa in campo nella prima frazione di gol, di primo tempo, di gioco, volevo dire, ragazzi, scusate. Della Roma salvo tantissimo Smalling che ha combattuto tutto il match. Smalling che ai juventini probabilmente starà anche un po' sulle balle perché comunque ha anche fatto sentire più e più volte i tacchetti a Vlahovic. È stato un bel duello tra i due, ci sono state anche un po' di fiammetti tra i due, ma Smalling è stato il migliore della Roma sicuramente. Un altro che mi è piaciuto della Roma è stato El Shaarawy, per quel poco che ha giocato. El Shaarawy che io alla Shaarawy che io vedrei veramente bene l'Atalanta. E finisce 1-1, una partita dove il primo tempo davvero la Juve si vede annullare il secondo gol, probabilmente giustamente, da quello che ho visto, giustamente per il tocco di mano, che però l'avrebbe strameritato, nel senso il 2-0 forse stava quasi veramente stretto nel primo tempo ai bianconeri. Bianconeri che nella ripresa tornano la squadra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè primo tempo Juve che sembrava il Liverpool che oggi ha vinto 9-0 e secondo tempo la Juve che torna alla Juve di Allegri, una Juve timorosa, una Juve che sbaglia. Anche la Roma ha sbagliato tantissimi passaggi, tante cose. Ma una cosa che non mi è piaciuta del popolo bianconero è molto spesso fischiare al primo errore dei giocatori. Non mi dite che non è vero perché si sentiva. Poi se erano i romanisti chiedo venia. Però anche Miretti a volte applaudito, a volte fischiato. Mi è piaciuto l'applauso per Rabiot perché ragazzi l'avete contestato tantissimo, ma Rabiot primo tempo è stato un'autentica spina nel fianco e ha giocato veramente bene Rabiot primo tempo. Cioè nulla da eccepire su questo, penso siate tutti d'accordo con me. Ma nel primo tempo tutta la Juve ha giocato bene, mi è piaciuto anche lo stesso Miretti, a me Miretti piace, è un ragazzo giovane, a me quando sono giovani i calciatori hanno tutta la mia stima. E quindi appunto una pena su punizione di Vlahovic, Dybala fa quell'assist in mezza rovesciata per Abraham che probabilmente è l'unica cosa che fa Dybala in tutta la partita perché Dybala io l'ho visto più per terra che a fare altro, però quella mezza rovesciata ragazzi regala un gol di testa probabilmente insperato. E un pareggio sperato per la Roma, che però poi la Roma legittima il pareggio, cioè alla fine della fiera il pareggio ci sta tutto perché comunque nel primo tempo solo Juve, nel secondo tempo più Roma di Juve, nonostante non sia stata poi tutta sta Roma, diciamocelo, però se nel primo tempo doveva finire 2-3-0, nel secondo tempo è giusto che abbia impattato la Roma perché la Juve non ha fatto veramente praticamente nulla e quindi nulla ragazzi, la squadra di Mourinho sale a 7, quella di Allegri a 5. Io nel primo tempo davvero mi sono domandato perché aveva tutte queste critiche alla Juve sempre che io con la Sampdoria obiettivamente non l'ho vista perché lavoravo e dicevo di ma vabbè, ok avercela con Allegri però cazzarola, cazzo, questa è una Juve, gioca strabene, strabene. E mi ero illuso davvero che la Juve fosse questa Juve, cioè ho detto, bah, cazzo, finalmente, allora sta settimana qualcosa è servito, si vede che gli hanno. E invece purtroppo nel secondo tempo ho visto la Juve solita, la Juve che ti addormenti a vederla, come dicono tanti miei follower juventini, che saluto, che sono la maggioranza di questo canale, nonostante io sia atalantino. E niente, quindi è esordito Milik. Nel secondo tempo non ho molto da dirvi, ragazzi. È stato tutto un primo tempo e poi il bel gol del pareggio della Roma. Basta, non c'è veramente molto altro da dire se non che, appunto, nel primo tempo la Juve avrebbe dovuto vincere. Sto cercandovi il risultato dell'altra partita che non ho visto di Cremonese-Torino.
Ok, 2-1, Vlasic e Radonic, e quindi il Toro va in testa alla classifica e vince 2-1. Beh, bel giocatorino sto Radonic, ragazzi, segnatevelo. Niente, fatemi sapere il vostro commento, il vostro parere, tutto quello che ne concerne. Rispondo a tutti, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, lasciate like se volete, andate a vedere tutti i video, fate video dei pronostici, andate a rispondere anche voi con i vostri, giochiamo insieme. Ci vediamo forse più tardi per uno short, perché stasera mi concedo la libera uscita, quindi Milan-Bologna probabilmente non la guarderò e quindi... probabilmente farò uno short di Milan-Bologna dalle partite di stasera. Vediamo, vi aggiorno poi. Ci vediamo domani per quella dell'Atalanta e tutto il resto. Vi abbraccio di cuore, il vostro Montaner. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, tutti i social in descrizione. Ci vediamo, fatemi sapere cosa ne pensate. Juventini, siete tantissimi. Guardate questo video e fatemi sapere la vostra. Un abbraccio di cuore, il vostro Montaner. Ciao.